Buonasera a tutti i telespettatori di Liberi TV. Oggi in via del tutto eccezionale sono io l'intervistatore. Oggi ricorre la giornata internazionale di visibilità delle persone transgender. Le persone transgender vivono una discriminazione palese perché a differenza di alcune persone altre forme di discriminazione che possono essere esternate o meno, diciamo che la visibilità delle persone transgender è più dirompente. C'è anche un duplice problema: le persone transgender, in particolare le persone transgender F, subiscono poi la doppia discriminazione legata sia a tutti gli stereotipi e i pregiudizi dell'universo dal quale provengono, e poi subiscono la discriminazione dell'essere donna. Quindi è una situazione di complessità, ma io non voglio rubare spazio perché è appunto la giornata della visibilità ed io mi limito semplicemente a dare la parola a Sofia che gentilmente si è offerta di raccontare la propria testimonianza. Sofia, Ciao Federico. ciao Sofia, è un piacere averti qua con noi Il e piacere è mio. noi ci conosciamo da un po' di tempo e abbiamo anche condiviso Giusto 20 anni. Abbiamo condiviso anche dei percorsi importanti insieme. Quanto è cambiato l'ambiente cosentino rispetto al passato? Ci sono stati dei miglioramenti, ci sono dei rimpianti? Raccontaci un po' il tuo pensiero. Allora, so già la parte che appunto in questo periodo ci costringono anche a fare quello che stiamo facendo adesso. Beh, una volta era tutto più genuino, più naturale, più tranquillo a livello ci si incontrava in un posto qualsiasi esso sia e comunque non si pensava più a nulla, si stava bene. Ci si incontrava per chiacchierare, anche per fumarsi una sigaretta, per bere un drink, qualsiasi cosa, purché comunque si stava insieme. Anzi, mi viene da dire che si usciva tutte le sere. Adesso le difficoltà e le ristrettezze che ci sono in questo periodo, se si esce almeno una volta a settimana è già un miracolo. Però comunque una volta ci si divertiva veramente, è cambiato tantissimo, l'ambiente è cambiato tutto, perché una volta uscivamo tutti i giorni, Federico, ti ricordi? Ogni volta c'era una festa, c'era un posto, c'era un ritrovo, anche a casa di amici. Adesso comunque è cambiata la società, è cambiato il modo, l'approccio, è cambiato il modo di relazionarsi. A un certo punto dico maledetti social, cioè sono importanti per mandare dei messaggi che possono aiutare, ma si riduce tutto lì a un semplice video, a un click, però il contatto umano dove sta? Non c'è più purtroppo. Ma a volte forse è così vero questo che anche i rapporti umani al di fuori dal web vengono condizionati da questa modalità, no? Quando tu litighi con una persona, anziché andare alla ricerca dei fili per ricostruire una relazione che sia essa amicale, sia essa di altra natura, si bloccano i contatti. Cancelliamo su WhatsApp, cancelliamo da Messenger, abbiamo cancellato la persona. Cosa sbagliatissima, perché comunque se ti vedi per strada e ti incontri, comunque la questione è sempre quella. Non cambia più di tanto. Ma quali sono state le prime realtà d'incontro nella città?
sia luoghi pubblici, luoghi privati. Cosa ci racconti dei tempi? Stiamo parlando degli anni, diciamo, del 2000, dal 2000 al 2010, grosso modo, il decennio che stiamo cercando di ricordare e ricostruire. Beh, i posti erano tanti. Comunque c'era molta fantasia anche in tutti noi, perché comunque appunto bastavano 2 o 3 macchine, un capannello di persone e già era fatto il gruppo, già la serata era uscita. Si scherzava, si rideva, si raccontavano storie, barzellette, si imitavano le persone. Però comunque sì, i posti ce ne sono stati, cioè basta ricordare lo splendido posto di fronte al magistrale, c'è cioè l'ex Gil, Piazza Mendola, dove adesso hanno messo la statua inaugurata l'altro giorno dal sindaco Caruso, appunto per di Mogol e Battisti, al maestro Lucio Battisti. E comunque sì, è stato un posto molto importante, dove comunque si faceva amicizia, si facevano anche incontri piccanti, perché bisogna dirla tutta, però sì, all'aperto, sì, se uno voleva stare all'aperto, sì, quella era una piazza molto carina, altrimenti ci si vedeva nei vari locali che, come ben sai, abbiamo iniziato a costruire. Qual è stata la prima discoteca Girando. gay della città? Allora, la prima discoteca fu Surrende, mi ricordo che chiedemmo al proprietario dello Scorpion Club di poter fare delle serate a tema, appunto gay, visti la disponibilità, soprattutto loro, e anche i trascorsi che ci furono. Prima di quell'anno un paio di feste a tematica molto simpatiche con le prime drag queen che si videro proprio a Cosenza, a Rende in questo caso, e da lì è stato un susseguirsi dal 2000, tu ricordi benissimo, dalla prima serata dalle 40 persone, e la seconda serata raddoppiamo ad 80 e così via via, man mano un crescendo. Arrivavano persone anche da altre regioni, oltre che Sì. dalla Calabria. C'erano gruppi fissi Sì. di Crotone, di Vibo, di Reggio Calabria, qualcuno della Sicilia, qualcuno addirittura dalla Puglia. Basilicata, certo, sempre. Guarda, è stato sempre così, sia a Rende, sia ancora prima, negli anni 80-90, quando ci fu il Pettirosso. Un altro locale che era nell'Interland Cosentino, che però fu forse uno dei primi, no, il primo locale a tema gay che nasce proprio nel sud, cioè perché venivano da tutte le parti, ancora non si pensava nemmeno a queste cose, a un posto dove aggregarsi, eccetera, eccetera, perché come ti ripeto, comunque si svolgeva tutto alla luce della notte. Per strada. Se dico la parola frociare, che ti viene in mente? è più che frocciare, schiaccheggiare. sì, divertimento, divertimento, colore, risate, sì, appunto questo. Ma mi ricordo che una volta eravamo insieme ad una festa per la vigilia dell'Immacolata, un pazzo impastò 14 kg di No, impasto, non so se sì. avevamo anche luoghi di Ricordo. ritrovo privati, mi pare. Assolutamente sì, sono stati essenziali, sono stati proprio il nostro rifugio intimo e personale un po' di tutti, perché comunque. Cioè, se non avevi un posto di ritrovo, ti sentivi nudo, ti La sentivi. famosa via Ciro Menotti 80, Ecco, l'appartamento oppure.
mancava qualcosa, certo, al primo piano. La prima bandiera dei Pax, quando all'epoca si parlava delle unioni civili. Quanto è stato importante la militanza all'interno di un'associazione? Qual è stato il tuo ruolo? Cosa ricordi di quel periodo? Beh, il mio ruolo fu sempre appunto di mediazione tra appunto l'associazione e l'attività ludica, perché comunque tra le serate che riuscivo a gestire, ad organizzare insieme ad altre persone e l'approccio dell'Arcigay e dell'associazione in generale, che ci portava comunque ad una collaborazione, ad un'organizzazione di eventi particolari, eventi anche importanti come quello insomma sulla prevenzione. Sì, la giornata del 1° dicembre al Museo del Presente nella Sala Tokyo. Ecco, mi viene in mente anche quello della memoria e tante altre iniziative che abbiamo fatto per incentivare tutta questa situazione, soprattutto la prevenzione e la protezione anche. Mi ricordo che facevamo le serate che regalavamo i profilattici sempre, avevamo lo sponsor del sex shop. Se tu tu ricordi pensi alla città di Cosenza e all'Interland cosentino, pensi che questa sia una città realmente evoluta o è una città che ha luci e ombre e per certi versi anche un pizzico di ipocrisia? Beh, le luci e le ombre sono dovunque, l'ipocrisia ci sta sempre. Adesso basta solo, cioè, è una cosa soggettiva, basta analizzarsi nell'intimo e sapere che, cioè, se sono aperto lo sono perché lo sono io internamente, cioè nel mio carattere, nel mio modo di fare. Poi chiaramente, secondo me, tutto il mondo è paese, dappertutto troviamo chi accetta, chi non accetta, chi è più aperto, chi no. È solo una questione anche interiore, una questione pure psicologica, di approccio della società, antropologica. C'è un po' di tutto in una domanda del genere, però chiaramente io credo che bisogna fare un'introspezione spesso e capire internamente quello che si può dare all'altro, cioè anche uno sguardo dato in un certo modo vuol dire tanto, può far capire che ci sia un'apertura da parte dell'interlocutore, altrimenti ciò è finita. E questo lo si può riscontrare dappertutto, in tutti gli ambienti sociali. Non possiamo dire Cosenza come sono aperti, non è vero. Sono le persone singolarmente che sono aperte a capire, a gestire determinate cose, perché anche in determinati paesini, anche sperduti, ci possono essere persone che ti possono stupire. Io quando sono arrivato all'università qui a Cosenza era abitudine far fare alle matricole il famoso giro dietro le poste, quindi io venni portato dietro le poste e quando vidi per la prima volta una persona transgender ebbi una reazione e mi misi a piangere, una reazione stranissima. Legata alla non conoscenza di un fenomeno, nonostante io guardassi da una prospettiva privilegiata, ho iniziato a capire quanto fosse importante il percorso di transizione quando uno dei miei più cari amici, Gianluca, intraprese il suo percorso di transizione. Oggi abbiamo qui Sofia, una persona che è riuscita a realizzare pienamente il suo sogno. Quanto di quello che sei riuscita a realizzare oggi devi a quel ragazzo muscoloso con gli occhi azzurri che faceva le sfilate di moda? Cosa ricordi di quel periodo? E
Hai un rapporto di gratitudine o di rimozione di quella fase della tua vita? Allora, gratitudine perché chiaramente la biologia è quella, la nascita è quella, e comunque il DNA, il sangue è quello, cioè non possiamo odiarci, il nostro corpo, anche se è cambiato, se abbiamo realizzato quello che volevamo, però comunque devo ringraziare, gli occhi sono rimasti, l'altezza, il fisico c'è sempre, e chiaramente. È quello che è cambiato, è quello che si voleva, è a livello psicologico, prima di tutto, perché prima del livello, a livello fisico, bisogna fare una indagine psicologica molto, molto interiore, e questo bisogna farlo chiaramente anche con degli esperti del settore, con tanto aiuto, anche con dialogo con le persone più che sono state, che hanno iniziato il percorso di transizione prima di te, quindi comunque è molto importante anche trovare le amicizie giuste che ti sanno indirizzare, che ti sanno dire. E chiaramente la scoperta del sé, la scoperta del corpo, il cambiamento, il tuo corpo che cambia, come diceva la canzone delle Fibba, che è stata una cosa, cioè veramente quando sentivi quella canzone ti immedesimavi in quello che diceva nelle parole di Piero Pelù, perché è veramente un cambiamento, una cosa che tu senti sulla tua pelle col tempo. Perché è inutile fare chirurgia plastica oppure subito prendersi tanti farmaci. Non te la godi se non fai le cose a tappe, col tempo. La transizione completa da cura ormonale è un percorso che va da 0 a 7 anni. Almeno devono passare 7 anni di cure ormonali e di femminilizzazione sia psicologica che fisica, perché fare come fanno tante le plastiche, subito sei donna allo specchio e poi dentro ti senti ancora uomo, questo non va bene perché porta poi a una regressione col tempo. Le cose vogliono fatte a tappe, adeguatamente. E col percorso fisico ci deve essere anche il percorso psicologico, perché non siamo dei distributori a gettoni che tu inserisci in questo caso la pillola, una scatola e diventi donna. Non è così. Quanto è stata importante la tua fede nel supporto alla tua vita in generale e nello specifico al processo di cambiamento? Beh, si dice che la fede o ce l'hai o non ce l'hai, si può anche acquisire nel tempo. Poi, se Dio vuole, si sanno, le sue strade sono infinite. Chiaramente è una cosa che aiuta sia psicologicamente e sia spiritualmente, cioè la preghiera, il credere a qualcosa. Nel momento dello sconforto, nel momento che ti senti sola, che sei completamente sola, perché un cambiamento del genere è chiaro che sei sola con te stessa, devi fare tutto tu, devi sapere tutto tu, devi gestirti, devi capire tutto tu. E nei momenti di solitudine, dentro quattro mura, nella tua stanzetta, se ti metti in preghiera, se ti metti col cuore a cercare aiuto, lo trovi. C'è qualcuno che ti risponde, qualcuno che ti guida, che ti aiuta, che ti dà conforto quando tutti quanti magari ti stanno col fucile puntato. È molto importante la fede e la Ma preghiera. nella tua formazione specifica, diciamo che la tua fede cattolica è nello specifico di tipo mariano, perché sei Assolutamente. cresciuta proprio in un ambiente anche familiare, no? Io ricordo la figura di riferimento principale è tua nonna che ti ha avvicinato, alla fede. Quindi esiste Assolutamente. anche una chiesa che
che in un certo senso valorizza la figura della donna, che non è per niente secondaria rispetto alla figura maschile. Forse in Calabria la connotazione mariana mi pare che sia più forte rispetto a quella cristologica. Ma assolutamente sì, perché Gesù e la Madonna sono un tutt'uno, sono un tutt'uno, sono due cuori in uno, è una cosa di sangue, di DNA, cioè la mamma e il figlio, il padre e la figlia, cioè non è una questione sei più per Gesù, sei più per la Madonna, sono una cosa insieme, non si può trascurare uno e viceversa l'altro perché fanno parte di un tutt'uno. Poi chiaramente c'è preghi la Madonna, preghi Gesù, preghi la Madonna e preghi Dio. Non ci dimentichiamo che questa è una cosa importantissima. Cioè sono un tutt'uno, non sono due entità diverse una nell'altra perché la Madonna ha portato Dio nel grembo, quindi fa parte del suo DNA. E poi sappiamo che sono un tutt'uno anche nel Regno dei Cieli. Il Piazza Mendola, lo Scorpion, l'Art Café, il Prince. Abbiamo vissuto veramente dei momenti ricchi dove, come dicevi tu, la differenza la facevano proprio la qualità dei rapporti umani da vicino. Oggi la pandemia ci costringe a ridurre al minimo le relazioni per paura della pandemia. Ma io percepisco anche da persona di quasi 50 anni un diverso approccio anche rispetto al senso di appartenenza e alla militanza. Quanto era importante per noi, diciamo, di una generazione non alfa, il senso di comunità e di appartenenza. Federico, per noi era vitale, era importantissimo sentirsi parte di un gruppo e di fare sempre nuove amicizie, di inserire altre persone nei gruppi, in un gruppo, in una, cioè non lo so. Adesso, per esempio, io già notavo la differenza già dal 2008 in poi, 2010 in poi, perché ci si distrae su tutto. C'è una volta nei locali comunque c'era l'approccio di ballare, di conoscersi e bere una cosa al bancone, mentre gli ultimi tempi ho visto che comunque le piste erano vuote. Erano vuote perché comunque si aveva interesse a fare altro. Cioè, sappiamo che nelle discoteche, nei locali, fa da padrone l'uso di sostanze stupefacenti e purtroppo quella cosa, quella smania di stare a fare determinate cose nei bagni, cioè ti isola poi, ti isola dal continuare la serata, dal continuare a divertirti tranquillamente, cioè questa situazione già un pochino estraniava dal gruppo. Poi adesso ci sono i telefonini. Cioè è capace che tu organizzi una serata e intorno alla pista te li vedi tutti che stanno con la testa abbassata col telefonino. Cioè allora francamente facciamo una discoteca in videochiamata. Facciamo una serata in videochiamata. Cioè ormai bisogna stare attenti a queste cose. Se si vuole fare una riunione, una serata danzante, una festicciola, bisogna tenere fuori, via, già dalla porta togliere tutto, lasciare i telefonini, basta, si riprendono all'uscita, droghe, si riprendono all'uscita, sigarette, si riprendono all'uscita, basta, respiriamo, viviamo insieme, divertiamoci, chiacchieriamo, parliamo, studiamo
E facciamo i pazzi, poi si ritorna a questo schifo di vita normale, tra virgolette. Per noi era quasi una dimensione del sogno la discoteca, perché era uno spazio protetto nel quale ci sentivamo legittimati ad essere pienamente noi stessi. Quante sorprese quando trovavi la persona che nemmeno lontanamente immaginavi potesse essere gay, ritrovartelo in discoteca, quante situazioni anche comiche che si sono verificate, quanti amori sono nati, quante sfide sono state fatte. Quei tempi ritorneranno mai. Io penso che purtroppo le nuove generazioni sono andati avanti su tante cose, ma come dicevi giustamente tu, hanno perso proprio quella dimensione relazionale, di prossimità, di costruzione anche di relazioni solide che invece hanno fatto la differenza per noi, tant'è vero che i rapporti durano da 20 anni, cioè da 20 anni, non sono situazioni così transitorie. Qual è l'augurio che ti senti di fare alle nuove generazioni? Allora, beh, l'augurio più che altro è anche un invito a staccarsi da tutta questa modernità, un invito che può essere anche una sorpresa per tanti ragazzi di oggi che magari possono approfittare di noi per inserirsi e tornare a far vivere quell'ambiente che c'era una volta e magari stupirsi e dire mamma mia che bello, vi divertivate veramente e c'era davvero armonia, anche litigio, anche un pochino di malizia nelle cose, però c'era genuinità, c'era voglia di scoprire cose nuove, voglia di divertirsi, di stare tutta la serata anche a non dire nulla, però ad esserci, ad essere presente, ad essere lì. Io mi auguro che un giorno possa ritornare anche un pochino di quello che c'è stato negli anni, appunto a cavallo tra 90 e 2000. Allora, io reputo che la nostra intervista possa volgere al termine. Questo, per quanto mi riguarda, è solo un inizio. Io, in qualità di presidente della Consulta Pari Opportunità e Diritti Umani del Comune di Rende, ho voluto fortemente che oggi, 31 marzo, venisse fatta questa intervista, che per me rappresenta l'inizio di un progetto più ampio che è finalizzato a dare dignità, visibilità a storie di vita che hanno segnato un'epoca in questa città. È importante che tante biografie, avremo tante altre amiche che si sono proposte di raccontarsi, ed io spero che da qui venga fuori un progetto più articolato che rappresenti la raccolta di storie di vita e di persone che in qualche modo sono stati dei punti di riferimento per questa città. Una città che a volte viaggia su una doppia dimensione, una città perbenista di giorno, permissiva di notte. E con l'augurio che la luce possa dominare sulle tenebre e che tutto possa essere alla luce del giorno, che ringrazio nuovamente Sofia per la disponibilità Grazie a te. e auguro a tutti veramente di poter portare avanti progetti di un certo spessore.